adesso. Facciamo, noi ci salutiamo con una piccola presentazione, che adesso farà Agnese, sui cani di Amici di Fido, ok? Quindi soprattutto per la signora che prima mi ha detto che voleva adottare, cioè è lodevole questa cosa, eh? Cioè la signora non ha il cane, però è venuta comunque al corso per informarsi. E ha fatto delle domande. Esatto. E quindi sono anche tanti cani che hanno bisogno di una casa, quindi... Esatto, tipo, no? Com'è lei? È sportiva, le piace andare a correre, queste cose qua, no? Sì. Sì. Tipo Agnese, ci sta un cane qui bello e può fare tipo agility? Sì, allora, pensa proprio lui. Lui è Rudy, è un cucciolo di circa un anno, è incrociato tra un beagle e un Jack Russell, va d'accordo con i cinque cani della signora che ha provato, quindi è molto affettuoso e coccolone, sta imparando anche che bisogna vanno fatti fuori, non in casa, ama la compagnia umana, è ideale per una famiglia, con bambini ma anche per singoli, è molto sportivo e dinamico ed è anche molto intelligente, quindi cioè, sicuramente potrebbe essere una buona scelta. Oppure abbiamo un secondo cane che abbiamo preso, è lui, questo qua, si chiama Bowie. Quello mi serve, è pure un incrocio border, no? Sì, sì. Quello è perfetto, vedi? Anche lui, Massimo. Allora, anche lui è sotto un anno di età, la taglia però è grande, ha un carattere anche lui gioioso e affettuoso, soffre molto la gabbia, quindi è un'adozione, tra virgolette, che chiamiamo del cuore, proprio per questo motivo, quindi ha un urgente bisogno di una famiglia e magari anche perché ha la possibilità di un giardino, ovviamente anche se non lo avete va bene, basta che non rimanga in gabbia perché ne soffre molto. Poi un altro cane a cui vorrei porre l'attenzione è Laika, questo cane nero. Allora, non so perché, c'è una teoria che i cani neri rimangono nei canini, non si sa perché, il mio è nero e io lo adoro tantissimo. Allora, Laika è anch'essa molto giovane, ha solo 3 anni, è venuta in canile di Valle Grande con la sua mamma, nera come lei, e aspetta ovviamente il suo momento magico. È molto brava al guinzaglio, è affettuosa, allegra e anche tranquilla oltre ad essere educata, quindi diciamo che è proprio un cane perfetto per chi deve avere, per chi non ha mai avuto un cane e magari non conosce l'approccio con esso. Quindi questi sono 3 cani che ho posto all'attenzione, ma voi potete vedere questo cartellone. Appunto dei cani di Amici di Fido Roma, che è appunto un'associazione che non ha fini di lucro e nasce dall'iniziativa di un gruppo di volontari e amici degli animali e dell'ambiente che gestiscono un rifugio dove ospitano in prevalenza appunto questi cani abbandonati. L'associazione non ha alcun tipo di contributo pubblico, le entrate sono costituite unicamente dalle iscrizioni dei soci e dall'autofinanziamento dei volontari, dalle offerte, dai mercatini e quant'altro. Quindi come nasce Amici di Fido? Amici di Fido ha l'obiettivo prioritario di tutelare, curare e far adottare gli ospiti del rifugio ovviamente. Tutti i fondi vengono utilizzati per sterilizzare cani e gatti randagi, per il mantenimento degli stessi e ovviamente per curarli con le cure veterinarie. Un altro obiettivo è quello di promuovere campagne di informazione e ovviamente tutelare i diritti degli animali che spesso non sono tutelati abbastanza nonostante le normative vigenti. Come operano?
Allora, come opera Micinifino, come dicevo prima, è curata da volontari e soci dell'associazione che lavorano senza alcun compenso, quindi cioè, anzi donano il proprio tempo e denaro alla causa degli animali e agli ospiti ovviamente del rifugio. Il sostegno arriva inoltre, come dicevo prima, dalla partecipazione a mercatini, alle donazioni in denaro, cibi, coperte, insomma, chiunque può donare, e quindi il sito è amicidifino.org, quindi mi raccomando donate, poi fate un giro, si trova la sede, si trova nel canile di Valle Grande, rifugio, scusate, collocato all'interno del canile di Valle Grande, nei pressi di via Braccianense. Quindi volevo dire solo questo, fate un giro, mi raccomando, adottate, io dico sempre non comprate, ma adottate, perché ci sono tanti cani abbandonati, quindi hanno tutti bisogno di una casa, quindi pensateci. Qual è grazie scelto, a tutti. Valeria? Provagatti le fate? Certo.